Prima era Immuni, poi è stato io e oggi è il Green Pass. Cambiano i nomi ma restano i problemi, come quello legato alla gestione dei dati sensibili, il diritto alla privacy per capire meglio, affidata alle infrastrutture tecnologiche della pubblica amministrazione che non sempre può dirsi in grado di usarle efficacemente. E così, mentre tra un Green Pass sì e un Green Pass no e relative verifiche si scontrano come in un copione già scritto il diritto alla salute e quello alla privacy, il nostro paese sconta ancora i troppi ritardi legati alle lacune dell'infrastruttura tecnologica italiana. A parlarne al TG8 è Andrea Monti, professore di Digital Law dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Partiamo da un punto fondamentale. Il Green Pass è uno strumento perfettamente legittimo per verificare il possesso di una certa qualità, nel caso specifico, l'esistenza del vaccino o la titolarità di un tampone. Chiaro che i soggetti passivi, cioè quelli che devono verificare la detenzione regolare del Green Pass, hanno il dovere di verificare non solo l'esistenza del Green Pass, ma anche l'identità del soggetto. Un altro tema è semmai quello di se e quali informazioni conservare. Chi verifica deve essere sicuro per una questione di regolarità del trattamento che chi si presenta con un Green Pass sia chi dice di essere, ma deve essere anche in grado di poter dimostrare di avere rispettato l'adempimento normativo. E se non conserva determinate informazioni, si troverà sprovvisto e sprovveduto rispetto a eventuali richieste di chiarimento da parte delle autorità. Cosa si può fare per migliorare la digitalizzazione dei propri servizi informatici, insomma tecnologici? Del resto ci sono anche fatti di cronaca recenti come l'attacco informatico al sistema sanitario della regione Lazio che dimostrano che effettivamente non c'è una buona protezione dei dati sensibili. Il problema dell'efficienza e della sicurezza dei servizi informatizzati della pubblica amministrazione non lo scopriamo adesso con il caso Regione Lazio. Manca sicuramente una politica strutturale per la sicurezza delle informazioni, che non può affidarsi sistematicamente alla delega a soggetti terzi, fornitori di servizi cloud o multinazionali del software, per poter garantire delle cose che invece dovrebbero essere garantite innanzitutto internamente e sotto un controllo da parte dell'amministrazione stessa. C'è una soluzione praticabile? Ricominciare a fare le cose in casa. Ci sono le tecnologie, in particolare quelle cosiddette open source, che consentono di non essere dipendenti da fornitori stranieri per tutto quello che riguarda la strutturazione e l'erogazione di servizi. Ci vuole soprattutto la capacità di investire sulle risorse umane che sono disponibili nella pubblica amministrazione, invece di scegliere la via tutto sommato più facile, che è quella di esternalizzare tutto nelle mani delle multinazionali tecnologiche. Questo consentirebbe anche di risolvere un altro problema, professore, che è quello della fuga dei nostri cervelli all'estero. Questo approccio avrebbe anche un effetto da circolo virtuoso del conservare, produrre valore e conservare la ricchezza sul territorio.